Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. La Banca Popolare Cinese si appresta ad annunciare la riduzione dei tassi di riferimento sui prestiti a un anno a 5 anni, che incidono sui costi di finanziamento per le imprese e le famiglie, dopo aver tagliato a sorpresa la settimana scorsa il tasso di finanziamento a medio termine, strettamente correlato. La Banca Centrale Turca ha iniziato a ritirare un sistema crescente e costoso che protegge i depositi in lire del deprezzamento del cambio, segnando un'altra mossa verso politiche più ortodosse dopo un cambiamento verso il rialzo dei tassi di interesse. La Russia è rimasta il principale fornitore di greggio della Cina a luglio, secondo i dati del governo cinese, anche se le spedizioni russe sono scese dai massimi storici a causa di sconti più ridotti e l'aumento della domanda interna frena le esportazioni russe. Il prezzo di dollaro statunitense e yen giapponese è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione, il ROC indica un'opportunità di selling. L'ultima sessione ha visto Bitcoin salire dello 0,3% contro il dollaro statunitense, l'ultimate oscillator sta dando un segnale sell. La coppia oro-dollaro statunitense si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,1%, secondo l'indicatore Williams siamo in un mercato ipervenduto. La coppia West Texas Intermediate, dollaro statunitense, è salita alle stelle dell'1,4% nell'ultima sessione. L'RSI stocastico sta dando un segnale buy. Indice di attività nazionale della Fed di Chicago degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30 GMT. Three Mobile Auction degli Stati Uniti alle 15.30 GMT. Asta di banconote a 6 mesi degli Stati Uniti alle 15.30 GMT. Indice dei prezzi alla produzione della Germania sarà rilasciato alle 6 GMT. Rapporto mensile della buba tedesca della Germania alle 10 GMT. Saldo del conto corrente del Portogallo alle 10 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.